Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. I monti circondano Gerusalemme, il Signore circonda il suo popolo, da ora e per sempre. Non resterà lo scettro dei malvagi sull'eredità dei giusti, perché i giusti non tendano le mani a compiere il male. Sii buono, Signore, con i buoni e con i retti di cuore, ma quelli che deviano per sentieri tortuosi, il Signore li associa ai malfattori. Pace su Israele. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare, allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Il pellegrino con cui ci siamo messi in cammino è l'ascolto di questi salmi. Le salite e delle ascensioni sembra essere arrivato finalmente alla meta sognata. Ha invocato la presenza del Signore ad ogni passo, in ogni difficoltà, in ogni prova, in ogni momento di sconforto, di fastidio, e ha affidato proprio al Signore i desideri più profondi del cuore, quelli della pace, della giustizia, della sicurezza, della tranquillità, e ha innalzato anche la propria richiesta di aiuto, di sostegno, affidata al Signore. E ora, arrivato a Gerusalemme, sembra voler godere dall'alto di quella posizione un attimo di questa pace. I suoi occhi contemplano il paesaggio intorno, e la vista dei monti che circondano Gerusalemme lo riempie, gli riempie il cuore, lo fanno esclamare: chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. Quello che i suoi occhi vedono è in sintonia con quello che il cuore prova. È un sentimento di protezione quello che avverte. E anche quello che vede è un sentimento di protezione che lo avvolge completamente. E guardare le cose dall'alto ha questo effetto. Offre sempre una visione più chiara, la vista dall'alto. Si coglie l'insieme, si scoprono quei dettagli che erano sfuggiti, si colgono i collegamenti. Si comprendono meglio le dimensioni delle cose, le proporzioni anche tra le stesse, e si vede molto più lontano. E la solidità di Gerusalemme gli ricorda la stabilità di Dio, la sua fedeltà. Il monte Sion su cui è costruita gli ricorda tutto questo. Quel monte da cui ammira le altre cime che lo fanno pensare a Dio e al suo modo, al modo di Dio di circondare il suo popolo, di offrire e garantire la sua protezione, che ora può essere di nuovo proclamata, invocata. Il Signore circonda il suo popolo. Il cuore intuisce che questa protezione, tra l'altro, non è solo questione di un attimo, non è frutto di un singolo gesto di benevolenza da parte di Dio, ma è uno stile che resiste allo scorrere del tempo. Infatti dice: da ora e per sempre. Così si ricorda di tutte quelle volte in cui il suo piede è inciampato, di quando si è perso d'animo nell'incertezza della vita, si ricorda anche delle proprie infedeltà e fa di nuovo memoria del sostegno che ha ricevuto dal Signore. E non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà. Ecco, nello stesso tempo questa visione però sembra riportarlo con i pensieri a quello che ha lasciato, a quello a cui dovrà tornare. Sa che quando la vita si fa dura, quando il giusto subisce senza motivo, dei soprusi, delle cattiverie, il rischio anche per il giusto è quello di abbandonare le vie della giustizia per combattere poi ad armi pari con il male. Come abbiamo già detto nel commento al Salmo 120, non siamo ad armi pari. La guerra fa guerra alla pace e la pace non può far guerra alla guerra. Solo il Signore può sollevare lo scettro dei malvagi, fermare la loro mano e custodire buono il cuore dei giusti, che pur subendo il male non si devono lasciare sporcare l'animo da questo male. L'insegnamento di Gesù in proposito sarà ancora più chiaro: a voi che ascoltate, io dico amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. La presenza degli ingiusti può suggerire anche all'animo dei giusti, dei buoni, di cogliere l'opportunità a loro volta di fare il male, di assumere metodi, strumenti e comportamenti di quelle persone. Minacciati dallo scettro del malvagio, viene spontaneo far proprie le parole del libro di Geremia. Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te, ma vorrei rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono tranquilli? Ecco, per questo occorre che il Signore vegli e non permetta l'esasperazione dei giusti. Il momento della prova è sempre doloroso, è difficile, anche perché si è chiamati in quel momento ad una scelta precisa, senza compromessi. Da che parte sto? Di chi mi fido adesso? Ecco, il Signore non interverrà quasi mai a fermare direttamente la mano del tuo avversario, non interverrà quasi mai nell'avversità. Molto più facilmente indicherà però al giusto come via di uscita quella dell'esodo. Non è una via di fuga l'esodo, ma è una strada di salvezza, non è neanche una strategia di sopravvivenza, ma la via della vita. Male non è più forte, lo scelto di malvagi non sostituirà l'alleanza con Dio e non resterà a lungo sopra chi confida nel Signore, però occorre incamminarsi. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che vi do, perché viviate, diventate numerosi ed entrate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Così si legge nel libro dell'Esodo. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. La via dell'Esodo, come via, seppur non facile, ma via vera di salvezza. Ecco, potrebbe certamente sembrare estremamente ingiusto che per uscire dalla prova il buono debba pure vivere il cammino dell'Esodo, debba pure conoscere l'esilio e debba conoscere il deserto. Ad ogni passo di questo cammino, pur faticoso, egli guadagnerà una conoscenza e una confidenza di Dio, con Dio, sempre più grande, sempre più solida, e il suo animo diventerà sempre più forte. E mentre capisce che gli è chiesto di decidere da che parte stare, se con i buoni o con i malvagi, chiede anche a Dio di schierarsi e di prendere posizione. Sii buono con i buoni, Signore. E abbandona la loro sorte a chi va per strade tortuose e ambigue. Il secondo salmo proclama la certezza che ogni esodo ha il suo termine. Se non l'avesse, non sarebbe una via di salvezza. Il secondo salmo proclama che ogni promessa di Dio è da lui mantenuta, che ogni esilio ha il suo ritorno. È accaduto, Israele ne ha fatto esperienza, è troppo bello per essere vero. Ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di canti di gioia. Ecco, per il popolo di Israele l'esilio e il ritorno sono fatti storici, sono avvenuti veramente, hanno segnato un'epoca, hanno fatto la storia. Per il credente invece sono situazioni ed esperienze di vita ben precise che ciascuno identifica con la propria storia in alcuni momenti particolari. Grazie allo sguardo amorevole allora di Dio sulle vicende umane non ci sono situazioni senza speranza, non ci sono mai cause perse, non ci sono destini irrecuperabili. E è un allora che è ripetuto due volte nel secondo versetto, che colloca la gioia nel passato, si dice così: allora la nostra bocca si aprì il sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia, allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. C'è una gioia già gustata di cui si fa memoria, che nel presente rende possibile chiedere al Signore di continuare quest'opera di liberazione. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. Ci hai liberato una volta, torna a liberarci. Aver sperimentato anche una sola volta, una gioia da non credere, così imprevedibile che ci sembrava di sognare, ha reso il pellegrino un sognatore. Un uomo
capace di seminare nelle lacrime, nella fatica, nel coraggio di gettare il seme per terra invece che destinarlo a cibo per la sua fame, alla fame della propria famiglia, dei propri figli, perché colui che semina, dopo aver sognato quella gioia, aver toccato che era vera, ora sa sognare anche i covoni che arriveranno da quel seme che sta gettando. Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già piandeggiano per la mietitura. È proprio vero che i momenti più fecondi per una vita sono quelli che implicano i passaggi stretti, sono quelli che implicano crisi, implicano ferite. Anche nell'arida vallata del Negev, dice il Salmo, la vita tornerà, portata dai torrenti gonfiati, dalle piogge torrenziali che scendono abbondanti a febbraio e che permettono poi all'erba di colorare il deserto, di ricoprirlo di fiori. E lo scorrere del tempo è così, è segnato dalle stagioni. E così è la storia anche di Israele e di ogni uomo. C'è il tempo dell'aridità, c'è il tempo della fecondità, c'è il tempo della semina e quello della raccolta, c'è il tempo del riso e c'è quello del pianto, c'è il tempo della gioia e c'è il tempo della tristezza. E questo salmo, io credo possiamo proprio dirlo così, è un salmo di resurrezione che dà voce alla gioia pasquale. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ed è un canto di speranza. Che dentro ogni lacrima sa che è custodita una gioia grande. È un salmo di fiducia e di supplica insieme. In un movimento quasi alternato, di supplica e di fiducia, che assomiglia a quello del respiro. Si ricorda quanto già vissuto, la gioia già vissuta, per tornare a riviverla ancora, e a riviverla in maniera ancora più profonda, più vera. Si supplica al Signore perché si ricorda la gioia che ci ha fatto gustare e lo si fa poi nell'attesa fiduciosa di una gioia che arriverà ancora più grande. Ecco, abbiamo bisogno di questo respiro per vivere. Abbiamo bisogno di alternare la fiducia e la supplica. Abbiamo bisogno di camminare come pellegrini su questa terra, alla ricerca di quella gioia che cerchiamo con fede e che attendiamo con speranza. Buona preghiera. Buon cammino. Chi ha riposto la sua fiducia nel Signore è come l'uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Nessuna difficoltà lo accoglierà impreparato. Il Signore con la sua presenza abbraccia e protegge la sua vita in ogni circostanza presente e futura. Quell'uomo non avrà invidia di chi con malizia e inganno conquista potere e fascino agli occhi del mondo. Non permettere però che il giusto si esasperi nella prova, cedendo a compromessi e cercando scorciatoie. Offri il tuo sostegno a chi volentieri costruisce pace e svela gli inganni dei disonesti. Concedi comunque a tutti la pace. Abbiamo ben presente quello che hai già fatto per noi. Anche se quel giorno ci sembrava troppo bello per essere vero, abbiamo pensato di vivere un sogno. Il cuore sembrava scoppiare di gioia e avevamo bisogno di raccontarlo a tutti. La nostra riconoscenza è diventata preghiera. Sei un grande Dio e fai cose grandi. Questo ci incoraggia a chiederti di nuovo di aiutarci con l'abbondanza di una cascata della tua grazia che faccia sbocciare ancora ciò che sembrava moriente. E se la fatica e il sacrificio fossero inutili? E se stessimo buttando via il tempo presente in attesa di qualcosa che non verrà? Ci hai insegnato a sognare, Signore, ci hai insegnato la fiducia e la speranza. Volentieri facciamo nostra la fatica di seminare, sapendo che la gioia del raccolto darà ragione a questa scelta.